Storia di una famiglia per bene 2, prima puntata. Inizia la vendetta contro Michele. Storia di una famiglia per bene. La celebre fiction Mediaset riparte questo autunno con la seconda stagione. Al centro dell'attenzione c'è Michele, ancora dietro le sbarre, perché proprio lui sarà al centro di una vendetta che coinvolgerà tutti i suoi nemici. Si verranno quindi a creare fin da subito alleanze e colpi di scena. Ma ecco che cosa sta per succedere. A Bari, riprendono le vicende dei protagonisti dopo un salto temporale di un anno dalla precedente stagione. Michele è ancora in carcere e la sua permanenza procede secondo i piani, infatti deve ancora trascorrere un po' di tempo prima che possa tornare in libertà. Michele sta affrontando le consuete difficoltà, come tutti gli altri detenuti. Maria, invece, vive una vita molto diversa. Sta per partorire e manca poco al momento della nascita. Nonostante il parere contrario degli altri e tutte le difficoltà, Maria non ha smesso di frequentare l'università, nel tentativo di costruirsi un futuro e di allontanarsi dalle vicende della sua famiglia. Nel frattempo, continua ad occuparsi dei ragazzi di Bari Vecchia, cercando di toglierli dalla strada e di evitare che si avvicinino alla criminalità organizzata. Il suo lavoro viene rispettato e riconosciuto da tutti, mentre alla fine dà alla luce il suo primo figlio, un maschio. Antonio e Teresa, i genitori di Maria, fanno il possibile per non far mancare nulla a lei e al bimbo, e soprattutto per proteggerlo dalle tante avversità che rischiano di colpire Maria o comunque la famiglia in generale. Mentre Michele continua a scontare la sua condanna in carcere, subisce un'improvvisa aggressione. Qualcuno tenta di fargli del male, senza però riuscirci fino in fondo perché Michele non rimane gravemente ferito. Si tratta però della prima avvisaglia di un nuovo periodo molto preoccupante che sta per iniziare. Infatti, qualcuno sta tramando nell'ombra per organizzare una grande vendetta contro di lui e contro la famiglia. Da questo momento, le vite dei De Santis e degli Straziota non sono più le stesse e una serie di avvenimenti inizia a travolgere tutti. Nel frattempo, gli Straziota continuano con il loro traffico illecito di sostanze stupefacenti, contando anche sull'omertà di tutti coloro che sono al corrente di ciò che sta succedendo. Al contempo, la famiglia arruola anche dei giovani ragazzini per poter gestire il traffico. Intanto, papà Antonio e mamma Teresa decidono di stringersi intorno a Maria e al bambino, cercando di prevenire qualsiasi rischio che possa coinvolgere il neonato e la ragazza. La vendetta, però, sembra essere spietata e soprattutto destinata a cambiare le vite di tutti. Voi che cosa ne pensate? Avete visto la prima stagione di Storia di una famiglia per bene e seguirete anche la seconda? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.